la libreria del fumetto Comic House di Sarzana con Matteo Bufagni, 29 anni, disegnatore e insegnante alla Scuola Internazionale di Fumetto di Reggio Emilia. Da 2 anni collabora con Marvel. Ci puoi parlare di questa esperienza? Sì, beh, io collaboro con Marvel da 2 anni, ho iniziato appunto 2 anni fa al Mantova Comics, che c'era CB Sebusky, che è uno dei capi editor della Marvel, che guardava i portfolio. Io ho presentato il mio, gli è piaciuto e sin da subito abbiamo iniziato a collaborare, e poi dopo, a dicembre, cioè qualche mese fa, è arrivata la proposta del contratto in esclusiva, per cui in pratica io, al di là di Diabolik, che l'ho lasciato fuori per l'Italia, per il mercato americano posso produrre solo per loro per i prossimi 2 anni, e loro mi danno appunto un tot di numeri concordati per convalidare questo contratto qua, e quindi io sono più che contento, anche perché in un momento in cui tra l'altro stanno abbastanza tagliando loro, quindi posso essere altro che contento. E che fumetti hai fatto per la Marvel? Per la Marvel ho iniziato con una piccola, praticamente aiutando un autore a finire un numero di X-23. Poi ho continuato su Dark and Dark Wolverine, che è una serie fatta da Giuseppe Camuncoli, che però è stato spostato a sua volta su Spider-Man. A me hanno dato l'incombenza appunto di finire questa serie qua, che doveva concludersi al numero 23 o 21, mi sa il 21 hanno poi concluso, e di cui io da lì in poi ho disegnato praticamente, a parte 2 numeri, gli altri ho disegnati tutti io, e quindi sì, ho di fatto disegnato quelli. E poi, beh, dopo quelli ho disegnato un numero di Punisher, e la miniserie che è uscita adesso di Ultimate Iron Man, che è uscita qua in Italia qualche mese fa in America, e che questa è stata affidata tutta a me, colori a parte che sono fatti ovviamente da un altro, e beh, anche sceneggiatura a parte, io faccio solo i disegni per fortuna. E quindi sì, è molto prestigioso per me questa uscita qua, perché è un albetto tutto mio, e quindi sono molto contento. E invece per Diabolik? Per Diabolik, anche con loro, è uscito il mio primo Diabolik, Tu ucciderai Eva, a gennaio, fine dicembre, inizio gennaio, seconda di, comunque la prima uscita degli inediti di quest'anno, e sto adesso ultimando il secondo, che uscirà, penso a giugno, dovrebbe uscire, e con loro ovviamente è un altro metodo di lavoro rispetto a quello americano, perché sono molto meno frettolosi come lavorano, danno delle scadenze molto più gestibili, e quindi mi trovo molto molto bene con loro dal punto di vista appunto della gestione del lavoro. Aiutano molto loro, sono sempre disponibili, rispondono sempre, la redazione è sempre molto presente, anche perché seguono tutti una testata, e quindi è ottima come cosa. Grazie.